Bentornati al nostro corso Il tedesco per tutti. Questa è una lezione particolarmente importante e particolarmente utile perché oggi andremo a toccare, anzi andremo ad affrontare nella sua completezza, anche se in sintesi, uno degli argomenti più diciamo richiesti anche a livello scolastico, fin dai livelli base della grammatica e che poi veramente sostanzialmente ci aiutano moltissimo e ce li troviamo veramente dappertutto nella comunicazione quotidiana e di tutti i giorni. Di cosa sto parlando? Sto parlando del nostro perfect. Il nostro perfect è un tempo verbale che corrisponde al passato prossimo italiano. Io ho mangiato, io ho dormito, io sono andato, per capirci. Ci sono due tempi sostanzialmente principali in tedesco al passato, che sono il perfect e il preteritum. Il perfect corrisponde appunto al passato prossimo, il preteritum viene utilizzato invece principalmente come un imperfetto o un passato remoto, e chiaramente lo vedremo a parte. Oggi ci concentriamo sul perfect, che viene utilizzato veramente come il passato prossimo italiano, cioè un'azione che è avvenuta, che si è svolta da poco, però sostanzialmente in quella che è la lingua parlata ha sostituito il preteritum, quasi completamente, al punto tale da diventare in realtà, non dico l'unico, ma forse il più utilizzato tra i verbi passati. Lo stesso anche nello scritto, incominciamo a tollerarlo al posto del preteritum, per cui è veramente un verbo passato per tutte le occasioni. Allora, come andiamo a formarlo? In realtà la formazione del perfect non è difficile, ma soltanto seguita e vanno fissate alcune regole di base che io vi vado a schematizzare in qualche maniera riassumendo, diciamo, quello che le grammatiche ci dicono in maniera a volte vasta e a volte magari ci potrebbe sembrare un pochino dispersiva. Allora, come si forma il perfect? È molto simile, anche oltre che nell'utilizzo, anche nella struttura al passato prossimo italiano. Io ho mangiato, io soggetto, ho ausiliare, verbo avere, in questo caso mangiato, participio passato. Io sono andato, io soggetto, sono, ausiliare di nuovo essere, questa volta non avere, andato, participio passato. Allora, come ci comportiamo in tedesco? Soggetto, chiaramente. Il verbo coniugato è l'ausiliare o sein, quindi essere, o haben, e quindi avere, al tempo presente. Ricordo, ich bin, du bist, er ist, wir sind, sie seid, ihr sind, per il verbo essere, ich habe, du hast, er hat, wir haben, ihr habt, sie haben, per il verbo avere. Quando utilizziamo l'uno e quando utilizziamo l'altro, in realtà è molto semplice, basta che non ci facciamo ingannare, ci facciamo un pochino trarre in inganno da quella che è la traduzione italiana, perché non sempre corrisponde. Noi a volte utilizziamo avere, a volte utilizziamo essere, ma non sempre nelle stesse circostanze. Quindi dimentichiamoci, allontaniamo la versione italiana e pensiamo al contesto tedesco. Allora, nel contesto tedesco l'ausiliare sarà sempre e soltanto haben, ok, avere, tranne in quattro circostanze che ora vi vado a dire. Quindi sarà invece sein soltanto in queste quattro circostanze. Prima circostanza, ok? Con i verbi che indicano movimento. Vi faccio un esempio. Io sono andato, ich bin, verbo essere, gegangen, poi il participio passato lo vediamo dopo. Però in italiano diremmo ho viaggiato. No, in tedesco no, sarà sono viaggiato perché è un verbo di movimento, quindi sarà ich bin gefahren, per esempio. Noi diciamo anche, per esempio, ho nuotato, giusto? No, schwimmen, nuotare, è un verbo di movimento. Ich bin geschwommen. Ich bin geflogen. Ho volato, letteralmente sono volato, non lo diremmo in italiano con il verbo essere, un verbo di movimento. Quindi tutti i verbi di movimento hanno ausiliare sein, ok? Hanno ausiliare essere. Poi, nota a margine, potrete trovare nelle grammatiche la dicitura verbi di movimento, i verbi intransitivi,
o usati intransitivamente. Cosa significa? Significa che qualcuno dei verbi di movimento può essere anche utilizzato transitivamente e in quel caso avrà l'ausiliare haben. Vi faccio un esempio semplice. Il verbo fahren, che è un verbo che significa appunto viaggiare, quindi è indubbiamente spostamento e movimento, quindi avrà sempre il verbo essere, tranne quando viene utilizzato in modo transitivo. Ho portato il ferito in ospedale, ok? In questo caso portare, noi potremmo tranquillamente utilizzare veramente il verbo portare, ma potremmo utilizzare anche fahren, perché viaggio portandolo. E quindi fahren in quel caso avrà un'accezione transitiva, ok? E quindi non sarà più sein, perché viene usato transitivamente, quindi con un complemento oggetto, per cui diventerà ich habe den Verletzten, il ferito, ins Krankenhaus gefahren. Però, ripeto, sono delle eccezioni che io per onestà e completezza grammaticale vi dico, però ai principianti dico lasciate perdere, tenete in mente soltanto che i verbi di movimento utilizzano l'ausiliare sein e tanto basta per ora. Ok? Quindi prima circostanza in cui non abbiamo haben ma abbiamo sein sono i verbi di movimento. Seconda circostanza, i cosiddetti verbi di cambiamento di stato. Cosa significa cambiamento di stato? Allora, per esempio, se io dicessi sono cresciuto, sono ingrassato, sono il dolce è congelato in freezer, sono tutti, si è sciolto, sono tutti cambiamenti di stato, mi sono addormentato. Per esempio, mi sono svegliato dal sonno alla veglia, è morto dalla vita alla morte, er ist gestorben, è morto. Ho scelto il più allegro per farvi l'esempio. Comunque, tutti i cambiamenti di stato sono chiaramente anticipati dall'ausiliare sein. Questo è più facile per noi perché così quasi sempre anche in italiano, se ci pensate, non diciamo ha morto o ha congelato, ma forse diciamo, però no, in realtà usiamo quasi sempre il verbo essere anche noi. Qual è il verbo di cambiamento di stato per eccellenza? Il verbo diventare, chiaramente werden, ok? Ist geworden, poi il participio passato che vediamo, ok? Quindi, seconda circostanza in cui utilizziamo il verbo essere, verbi di cambiamento di stato. Terza circostanza, i verbi che indicano accadimento. Cosa vuol dire? I verbi che tradotti vogliono dire semplicemente succedere. Anche in italiano è successo, non ha successo, giusto? Quali sono i verbi tipo passieren, geschehen, ok? Diremo esist passiert, è successo, non esatto passiert, esist passiert, ok? Quindi terza circostanza in cui utilizziamo essere anziché avere, verbi che indicano accadimento. Poi ci sono due verbi, quindi questa è la quarta e ultima circostanza, che per loro eccezione vogliono l'ausiliare essere. Questi due verbi sono bleiben, che vuol dire restare, quindi non è minimamente un verbo di movimento, però fa eccezione e così è, e il verbo sein stesso, il verbo essere, ma anche in italiano è così. Io sono stato, non io ho stato, no? E quindi ich bin geblieben, ich bin gewesen. Non preoccupatevi del participio passato, adesso vediamo perché sono fatti in questo modo. A me interessa intanto che abbiate capito gli ausiliari, d'accordo? Quindi ausiliare sempre avere, ok, in tedesco, tranne queste quattro circostanze. Verbi di movimento, verbi di cambiamento di stato, verbi che indicano accadimento, più bleiben e sein, ok? Con questo abbiamo praticamente risolto il 99,9 periodico per cento della problematica dell'ausiliare. Sempre al presente e non abbiamo problemi. Andiamo a vedere il participio passato. Allora, prima di tutto dobbiamo ricordarci che qui, e questo è fondamentale, ci sarà tutto il resto della frase, perché il participio passato va in fondo. Ok? In fondo a che cosa? In fondo alla mia proposizione, ovviamente, non in fondo al periodo, ma questo l'abbiamo visto ampiamente quando abbiamo parlato della Nebensatz, della frase secondaria, ok? Quindi in una frase principale, in una Hauptsatz, avremo il nostro ausiliare in seconda posizione e avremo il participio passato, che in tedesco si chiama anche Partizip
Zwei, ok, alla fine della proposizione. In una secondaria, come ci comporteremo? Avremo due parti di verbo, uno è l'ausiliare, l'altro il participio, andranno tutte e due in fondo alla loro proposizione. Ultimo tra i due, come sempre, regola che ormai mi avete sentito ripetere tante volte, sempre il verbo coniugato. Qual è il verbo coniugato? L'ausiliare, è lui che concorda con il soggetto, chiaramente, e quindi andrà per ultimo. Esempio, sono andato in ufficio oggi, ok? Ricordiamoci anche l'ordine, chiaramente abbiamo in ufficio e oggi, seguendo il tecamolova, prima il complemento di te, tempo, e poi il complemento di lo, di luogo. E quindi, ich bin heute, oggi, ins Büro, in ufficio, gefahren, andato con mezzo. Proposizione principale, quindi soggetto, ich, bin, ausiliare, complemento di tempo, heute, complemento di moto luogo, ins Büro, gefahren, participio passato in fondo alla frase. Se però fosse, ti dico che oggi sono andato in ufficio. Allora, ich sage dir, io dico, dir, a te, sagen, il verbo dire, no? Prima persona, ich sage dir. E poi seguiamo la regola della Nebensatz che conosciamo. Virgola, das, quindi immediatamente la congiunzione, in questo caso mi anticipa una oggettiva perché ti dico che cosa, che sono andato in ufficio, ok? Quindi è in funzione di complemento oggetto, quindi das ich, heute, ins Büro, ok? Non cambia. Gefahren bin, quindi prima il participio passato, per ultimo il verbo coniugato che è chiaramente il mio ausiliare. Ok? Restiamo per intanto nell'Aufsatz, nella frase principale, quindi ricordiamoci che il nostro participio passato va sempre in fondo, ok? In fondo alla nostra proposizione. Qui metteremo tutti i nostri complementi nell'ordine che già conosciamo, dativo, tecamolo, accusativo, sempre quella che abbiamo detto, ok? Come facciamo invece il participio passato? Allora, partiamo dai verbi deboli. E noi sappiamo che i verbi deboli sono i verbi regolari in tedesco. Partiamo da un verbo, come facciamo sempre, un verbo standard, no? Di solito mi sembra che per il presente avessimo utilizzato machen. Usiamo machen anche qua. Allora, machen. Come ci comportiamo? Noi sappiamo che il suo infinito è dato dalla desinenza en. E se togliamo la sua desinenza en, ci ritroviamo con mach, che è la nostra radice verbale. Perfetto. Adesso che abbiamo la nostra radice verbale, non dovremmo fare altro che aggiungere un ge all'inizio e una t alla fine. Ok? Quindi queste due particelle, il ge prima della radice verbale e la t dopo la radice verbale, formano il participio passato nei verbi regolari. Quindi machen, radice verbale mach, davanti ge, dopo ti, e quindi gemacht, tutto scritto attaccato, ok? Lieben, via en, resta lieb, davanti ge, dopo ti, geliebt, ok? Oppure, mi vengono tutti i verbi irregolari in questo momento, oppure potrebbe essere grüßen, salutare, tolgo en, resto con grüß, davanti ge, dopo ti, ge grüßt. È davvero facile, no? In questo modo. Come mi comporto se invece di essere machen fosse aus machen? Quindi noi sappiamo, perché l'abbiamo visto nel dettaglio, scusatemi, quando abbiamo fatto i verbi al presente indicativo, che esistono dei verbi che hanno dei prefissi separabili, come in questo caso, aus machen, è un prefisso separabile, auf machen, anche lui, ok? Come ci comportiamo? Il ge va in mezzo tra il mio prefisso separabile, attenzione che sto parlando di prefissi sempre separabili, e la seconda parte si comporterà esattamente nello stesso modo, quindi verrà ausgemacht. Ok? Ausgemacht. Perché semplicemente non farò altro che spezzare
allontanare il prefisso separabile dalla mia radice verbale, metterci in mezzo il ghe e poi la T alla fine non la tocca nessuno, non cambia, resta lì. Stesso se fosse aufmachen, che invece di chiudere vuol dire aprire, auf è prefisso separabile, verrà aufgemacht, con il ghe in mezzo. Quando è che in realtà il ghe invece non ci va? Quando è che il ghe è assolutamente eliminato dal mio participio passato? In due circostanze, che sono con i prefissi inseparabili, perché qui erano separabili, eh? Invece con i prefissi inseparabili, come è anche ovvio che sia, perché è ovvio che sia? Perché non potendosi separare né loro né il ghe, come faccio? Ok? Il ghe è esso stesso prefisso inseparabile, quindi non posso separare lui, ma non posso separare neanche loro. E quindi come faccio? Semplicemente il ghe non lo metto. Esempi, ce ne sono chiaramente migliaia. Il verbo besuchen. Verbo besuchen che significa visitare, significa anche frequentare magari la scuola o un corso, ok? È un verbo regolare, un verbo debole, viene da suchen e davanti a be. Be sappiamo, perché avevamo visto l'elenco dei prefissi inseparabili, appunto sappiamo che non si toglie, non si separa mai. Come mi comporto quindi? Semplicemente non metto il ghe. Quindi che cosa mi resta? Di mettere soltanto la T. Perciò mi verrà fuori in questo caso besucht. Ok? Semplicemente così. Altri esempi. Erklären, per esempio. Il verbo erklären, spiegare. Anche questo verbo regolare con un prefisso inseparabile che è er. Come posso fare? Er non lo posso staccare. Il ghe, anche lui, non posso staccarlo dalla radice verbale. Non lo metto. E mi diventa semplicemente erklärt. Aggiungo soltanto la T finale, la parte davanti non la tocco, il ghe non lo metto. Quindi, in presenza di prefissi inseparabili, il ghe si omette, non si mette proprio. Mentre abbiamo visto che in presenza di prefissi separabili il ghe si mette come tra il prefisso separabile e la radice verbale, ma in quel caso posso farlo. Perché il prefisso è separabile, il ghe no, allora separo il mio prefisso e metto in mezzo il ghe. Ma qui non posso, perché mi trovo di fronte a due cose inseparabili, il prefisso e anche il ghe. E quindi il ghe salta. Il prefisso c'è indispensabile, perché chiaramente modifica il senso del verbo, per cui non possiamo non metterlo, ok? E via così dicendo, ce ne sono veramente tanti. Quindi, il ghe non si mette in presenza di prefissi inseparabili. E per tutti quei verbi che terminano con la desinenza iren. Ce ne sono tanti in tedesco. Passieren, diskutieren, telefonieren, ce ne sono veramente molti. In quel caso non farà ge passiert o ge telefoniert o non mi viene in mente cosa perché suona veramente molto male, ma il ge non verrà messo direttamente, mi diventerà soltanto passiert. Ok? Tra l'altro questo, passieren, è un verbo che ha due circostanze particolari, perché ha quella del fatto appunto di terminare in iren e quindi non mettere il ghe. Inoltre ha anche il fatto di essere un verbo di accadimento e quindi di non avere ausiliare haben, ma di avere ausiliare sein. Quindi esist, passiert, è successo. Va bene? Invece è hat telefoniert, ha telefonato, sie haben diskutiert, loro hanno discusso senza il ghe. Questo esaurisce abbastanza la regola della formazione del participio passato o particip 2 per quello che sono i verbi deboli o verbi regolari. Quindi riassumendo, prendiamo la radice verbale, aggiungiamo il ghe davanti, la t alla fine. Se siamo in presenza di un prefisso separabile, il ghe va in mezzo tra il prefisso separabile e la radice del verbo. Il ghe invece non va messo per niente in due situazioni, cioè quando il prefisso è inseparabile e quando il verbo termina in iren. Ci
C'è un'ultima cosa da dire riguardo i verbi deboli o verbi regolari, e ci sono dei verbi che hanno la loro radice verbale che termina in occhio, che termina in T, in D, ok? Quindi le due dentali, in M o in N. In quel caso, ok, verrà aggiunta una E detta fonetica, quindi che non ha valore grammaticale, semplicemente per aiutarci a pronunciare il verbo. Vi faccio subito l'esempio. Prendiamo il verbo, per esempio, kosten, verbo regolarissimo, eh? Dobbiamo fare il participio passato. Allora aggiungiamo il ge davanti, perfetto. Qui eliminiamo le N, ok? Togliamo le N che è quella dell'infinito, quindi ci troviamo con la radice verbale. Ge davanti, radice verbale, kost. Io ve li sto scrivendo separatamente, ma tenete presente che poi vanno scritti tutti attaccati, ve lo faccio per farvi capire i pezzetti. Ge kost, e qui potrò mettere un'altra T, de kostt. Direi di no. E quindi aggiungerò questa E che viene detta fonetica prima di mettere la T finale, ge kostet. Va bene? Ci aiuta semplicemente la pronuncia, perché chiaramente se finisce in T o in D, dt e tt non è che sia molto facile. La stessa cosa quando finiscono in M e in N. Ad esempio, öffnen. Öffnen. Anche in questo caso, öffnen vuol dire aprire. Allora, aprire, togliamo la desinenza en e ci troviamo con la radice verbale öffnen. Ok? Davanti mettiamo il nostro ge, non ci sono problemi. Dietro geöffnet, provate a pronunciarlo se riuscite, perché è veramente davvero troppo anche per una lingua germanica di quelle toste, no? Geöffnet, no, no, no. E quindi metteremo la nostra e fonetica e poi la t, geöffnet, lo trovate spesso, no? Lo trovate spesso appeso fuori dalla porta dei negozi, no? Geöffnet aperto, geschlossen chiuso. Ok? Quindi, ultima piccola eccezione, non è neanche un'eccezione, poi sostanzialmente questa è una esigenza, è una semplice esigenza fonetica, è una semplice esigenza di pronuncia, niente più. Questo per quel che riguarda i verbi deboli. E per quel che riguarda i verbi forti, quindi i verbi irregolari, qui vi posso aiutare molto meno, perché i verbi irregolari in tutte le lingue non possono che essere imparati a memoria. Dove andiamo a prenderli? Allora, andiamo a prenderli sul vocabolario, ovviamente. Le irregolarità, okay, le irregolarità del passato sono presenti anche tra parentesi quando cercate il singolo verbo. Però, per studiarli, logicamente andiamo alla fine del vocabolario, oppure di solito a metà, tra la parte italiano-tedesco e tedesco-italiano, oppure sul vocabolario, cerchiamo le tabelle appunto dei verbi, scusatemi, oppure online cerchiamo le tabelle dei verbi irregolari e le troviamo ovunque. Quale colonna però dovremmo guardare? Formalmente è la terza colonna, come in inglese, no? Il past participle in inglese è la terza colonna, ok? Il primo è l'infinito, il secondo è il simple past e il terzo è il past participle. Per chi fosse pratico di lingua inglese possa essere di qualche utilità saperlo. Comunque, in generale, dovrebbe essere la terza colonna perché è infinito, la seconda dovrebbe essere il preteritum, ok? E la terza è quella del participio 2, quindi il participio passato. Tante volte sul vocabolario non disorientatevi perché potremmo trovare più colonne. Perché? Abbiamo l'infinito e lì non ci piove. Poi dopo abbiamo una colonna in cui abbiamo solo alcuni verbi che hanno delle forme, altri non le hanno. Ed è quella del presente, perché noi sappiamo, abbiamo visto, abbiamo fatto il presente indicativo, che soltanto alcuni dei verbi irregolari, dei verbi forti, che sono irregolari nel passato, sono irregolari anche nel presente. Quindi in quel caso le avremo segnate solo in alcuni verbi. È la colonna del presente, ok, non ci interessa. Poi abbiamo il preteritum, ok, che vedremo. A volte abbiamo anche il congiuntivo, comunque c'è scritto sopra, ignoriamolo per adesso. Ultima colonna è il nostro particip. Zwei. Il particip 2, il participio passato, che sarà irregolare totalmente, avrà delle caratteristiche diverse a seconda del fatto che il verbo sia. Allora, se questo vale per il verbo debole, ok? I verbi forti, vi ricordate, abbiamo detto che i verbi forti sono i verbi irregolari. I verbi forti sono sempre composti dal ghe.
davanti, ok? Poi abbiamo la radice o il tema verbale con una vocale, con la vocale tematica cambiata, con una vocale diversa, e poi terminano in en e non in ti. Facciamo una serie di esempi. Gehen, il verbo gehen, gehen, poi troveremo il ging che è il preterito, non ci interessa. Gegangen, totalmente diverso, comunque comincia con il ge, però finisce con en anziché ti, e dentro modifica la vocale tematica completamente. Fahren, che usiamo spesso, no? Viaggiare, abbiamo nominato spesso, è anche un verbo di movimento. Fahren, fuhr, che è il preterito, via. Gefahren, ok? Inizia col ge e termina con en. E via così dicendo. Ci trovassimo di fronte a verbi che hanno, per esempio, stehen, no? Stehen vuol dire stare, no? Stehen, preterito stand, sempre via. Gestanden. Vedete che ha cambiato la vocale tematica, anche la consonante, stand, gestanden, e termina in en. Ci sono chiaramente i prefissi separabili e inseparabili anche per i verbi forti, per i verbi irregolari, non solo per i verbi deboli. Come ci comportiamo in quel caso? Ugualmente, nello stesso modo in cui ci siamo comportati con i verbi deboli. Se il prefisso è separabile, ci comportiamo come tale, ok? E quindi se invece il prefisso è inseparabile, il ge anche in quel caso non verrà messo. Ma a noi importa meno, perché? Perché lo troviamo già fatto nella tabella dei verbi irregolari e quindi lo studiamo semplicemente così com'è. Vi ho fatto l'esempio di stehen perché il suo composto con prefisso inseparabile è uno dei più comuni, è verstehen, scritto con la V, verstehen, che vuol dire capire. È un verbo chiaramente che usiamo subito, addirittura nel mio video precedente sulle frasette di presentazione, sui mini dialoghi, l'avevamo utilizzato anche già al perfect, non avendolo ancora fatto, perché non ho capito, che è una delle cose che ci serve dire subito, no? Ich habe nicht verstanden. Quello standen non è nient'altro che il Partizip 2 di stehen, con il suo prefisso inseparabile attaccato. Non si stacca, non si può staccare, ma veramente non è un problema, ve lo dico veramente, perché lo troverete già fatto, perché quando andate a cercare la terza colonna dei verbi irregolari, troverete già il prefisso appiccicato e quindi non, tra virgolette, non vi porrete neanche il problema, imparerete già verstanden, non vi verrà neanche in mente di doverci mettere il ge, ok? Quando parliamo di verbi misti, io vi avevo detto quando abbiamo fatto il presente indicativo, ho detto non preoccupatevi dei verbi misti, vedremo più avanti cosa significa, per ora soffermiamoci sui deboli e sui forti. Ci sono anche i misti. I misti sono verbi che però ci creano un disagio relativo, nel senso che li troviamo nella stessa tabella identica dei nostri verbi irregolari. Troviamo sia i forti sia i misti, per cui quando voi li studiate, l'importante è che studiate le forme, poi che sappiate che sia forte o che sia misto è di relativa importanza. Ma per onore e giustizia resa alla grammatica vi dico che differenza c'è, così se trovate qualche differenza sapete anche perché una appartiene a una categoria e l'altra a un'altra. Se i verbi forti hanno il ghe, la radice e n, quindi sono tutti irregolari, invece i verbi misti, ok, i verbi misti hanno la caratteristica di avere sempre il ghe davanti, sempre la radice vocale modificata a seconda di come la vuole l'irregolarità, ma alla fine hanno la T, e questa T, ok, non è tipica del verbo forte perché finisce in N, ma è tipica del verbo debole che finiva in T. Quindi hanno la prima parte del verbo forte, no? La radice e la modificata del verbo forte, però la ghe e la T in realtà segue la coniugazione del verbo debole. Per questo sono misti, perché sono un pezzetto forte e un pezzetto deboli, ok? Del debole hanno la coniugazione, ghe e ti alla fine, del forte hanno la radice verbale che cambia.
In realtà è importante relativamente perché poi quando voi li imparate a memoria è la radice che vi crea problemi, non tanto le desinenze, per cui sostanzialmente dovrete comunque impararveli. Però se trovate alcuni che terminano in T anziché in EN è perché sapete che in realtà sono dei verbi misti. Va bene, vi faccio un esempio di un verbo misto, per esempio bringen, ok, portare, brachte, che è il preterito, io ve li dico sempre tutti e tre perché abituatevi magari a studiarli già tutti e tre perché poi vi diventa quella cantilena, quella filastrocca, un po' come in inglese, no? E quindi quando vi trovate poi a studiare il preterito ce li avete già nelle orecchie, no? Quindi bringen, portare, brachte, gebracht, gebracht, non gebrachen, cambia la radice verbale e quindi è un verbo irregolare, però termina con la desinenza del verbo debole, cioè del verbo regolare, gebracht. Questo è un verbo misto. Ci importa? Sì e no. Noi semplicemente andremo a studiarci la tabella dei verbi irregolari che comprenderà sia verbi forti sia verbi misti, che comprenderà sia verbi che hanno prefisso inseparabile sia verbi che non ce l'hanno. Va bene? Quindi, riassunto generale, il perfect, corrispettivo del passato prossimo italiano, formato di due parti, il verbo coniugato o ausiliare, sempre verbo haben in tutte le forme, comprese quelle riflessive, utilizzato invece il verbo essere come ausiliare soltanto in quattro circostanze, per verbi di movimento, per verbi di cambiamento di stato, per verbi che indicano, che traducono accadimento, verbi succedere, e il verbo bleiben e sein. Restare e essere. Participio passato, anche detto in tedesco Partizip 2, alla fine della proposizione principale. Per i verbi deboli o regolari, prendo la radice del verbo, quindi l'infinito senza en, metto davanti il ge e alla fine la t. Se sono in presenza di un prefisso separabile, il ge andrà tra il prefisso e la radice del verbo. Se sono in presenza di un prefisso inseparabile, il ge non lo metto proprio, il ge non lo metto neanche se il verbo finisce in iren, scritto ieren. Inoltre, se la radice verbale termina con tdmn, prima della t finale del participio passato metterò una e fonetica per aiutarmi a pronunciare. I verbi forti e i verbi misti verranno invece studiati dalla tabella dei verbi irregolari, sotto la formalmente terza ma comunque ultima colonna del Partizip 2. I verbi forti, allora, tutti sia forti che misti, cambieranno la radice verbale. I verbi forti sono quelli che iniziano in ge e finiscono in en. I verbi misti sono quelli che comunque cominciano in ge, e però finiscono in t, come i verbi regolari, come i verbi deboli, quindi hanno una parte di verbo forte però la coniugazione in realtà del verbo debole. In presenza di prefissi separabili mi comporto esattamente come per i verbi deboli. Mi sembra abbastanza chiaro. Se ci sono domande particolari o se avete bisogno di esempi o se volete che questa cosa sia sviluppata maggiormente, vi prego di contattarmi, di lasciarmi un messaggio, di lasciarmi un commento, tutto quello che volete, iscrivetevi al mio canale e io sono a vostra disposizione. A presto, ci ritroveremo anche con i verbi. Ciao!